tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fasi Channel. Abbiamo fatto un sondaggio su Instagram e ha vinto il sì in merito all'unboxing che ho fatto per strada, nel senso che dovevo vedermi con il corriere per strada e ho portato, come avete visto, tutti quei pacchi sul motorino. In realtà poi ho fatto un unboxing da solo in mezzo alla strada e ho messo tutto il contenuto dei vari pacchi tutti dentro questa scatola. Adesso, visto che voi avete votato sì al sondaggio, che volevate vedere il contenuto, vi ho portato questo unboxing che già da un po' di tempo non facevo sul canale. Quindi, bentornati a Unboxing, bentornati a voi e grazie per avermi seguito in tanti, perché davvero siete davvero tanti, sia qui su YouTube che su Instagram, vi voglio bene, grazie per seguirmi. Se non siete iscritti, ovviamente iscrivetevi, ma prima di tutto, sigla! Ok, quindi vediamo subito cosa c'è all'interno dei miei pacchi che già ho aperto. Cominciamo con questo. Ok, in questa confezione qui, in mesh, quindi in retina, ci sono queste fasce. Sono delle fasce per fare allenamento e queste ad esempio sono quelle che si mettono attorno alle gambe, quindi per fare vari esercizi a corpo libero. Visto che nella quarantena ci siamo allenati a casa, ho scoperto che queste fasce sono davvero di grande aiuto. Queste nella fattispecie sono più sono elastiche, ma non sono fatte in gomma come quelle, diciamo, classiche più economiche, ma dovrebbero essere anche più resistenti. E all'interno infatti hanno anche queste due strisce più scure che sono degli inserti in gomma che ne aumentano il grip durante l'esecuzione dell'esercizio e quindi evitano che scappino via mentre facciamo l'esercizio. E vi posso assicurare che è una cosa che accade spesso durante l'esecuzione degli esercizi. Ne abbiamo di tre colori e sono tre intensità differenti, ovviamente. Questa è la rosa e la media, la nera presumo sia quella più pesante, infatti quella pesante, e questa grigia che è la più leggera. Però come potete vedere non è che siano particolarmente leggere, cioè vi posso assicurare che durante l'esecuzione a corpo libero si accusano non poco, soprattutto gli esercizi delle gambe e i glutei, e sono sicuramente di grande aiuto. Le ho viste in altri video e ho deciso di prendere queste e quindi fare l'upgrade, perché avevo quelle altre in silicone. Ok, ovviamente di queste vi lascio il link in descrizione. Ma andiamo avanti, sempre per restare nell'ambito dell'allenamento a casa, corpo libero, ovviamente corpo libero potenziato, perché oltre al corpo libero normale abbiamo questa tipologia di accessori che ci consentono di portare l'allenamento a corpo libero a un livello superiore, quindi senza pesi ma con delle resistenze, quindi, che ci consentono di allenarci sicuramente meglio. Ho preso questa, che è successo qua? Tutto incastrato. Ok, questa è un'altra fascia di gomma con dei manici. Con le manici abbiamo anche una gomma che ne aumenta il grip e il comfort quando le impugniamo, e si possono utilizzare questo ovviamente in diverse occasioni. E hanno anche questo laccetto che ci consente di bloccare, tipo ad esempio la fascetta nel stipite della porta, oppure io ad esempio lo metto nel termosifone, oppure attorno alla ringhiera ad esempio del barcone, e quindi possiamo utilizzarle per fare resistenza. Questa qui è tra le 15 e le 20 libbre, che in chilogrammi dovrebbe equivalere a, comunque poi ve lo lascio qui scritto da qualche parte, anche di questo link in descrizione. Ci sono ovviamente diverse colorazioni e a seconda della colorazione avete anche una tipologia di intensità differente. Molto comodo ovviamente è questa fascetta con all'interno una pallina di piombo o non so di che materiale, comunque che ci consente quindi di incastrarla.
Il tutto può essere contenuto quindi in questo sacchetto. Sia questi che questi in realtà sono degli ottimi alleati per l'allenamento, non solo in casa, ma eventualmente se andiamo in vacanza e vogliamo continuare ad allenarci, possiamo farlo senza problemi. Sempre per quanto riguarda l'allenamento, ci sono anche questi che sono sempre della UMI, che è un brand che viene prodotto da Amazon o comunque in collaborazione con Amazon, e quindi sicuramente un prodotto di qualità, perché mi sono sempre trovato bene con questa tipologia di prodotti. Queste sono delle cavigliere che in realtà possono essere messe anche ai polsi, però non male. Sono due con pesi di 1,5 libbre, sempre questo fatto delle libbre, però poi vi dirò in chilogrammi a quanto corrisponde. E ecco, 0,7 kg, ok? Quindi 0,7 kg ciascuno. Possono essere messe sia alle caviglie che alle braccia. Sto sudando come al maiale, e sono in spugna, sembrano anche abbastanza resistenti. Hanno qui lo strappo in velcro, se riesco, ok? E possono essere messe in questo modo, volendo, anche ai polsi. Eccole qui. Quindi queste le possiamo mettere al polso o alle gambe, alle caviglie. Ovviamente sono studiate per le caviglie, ma possono essere tranquillamente indossate anche ai polsi. E alla lunga vi posso assicurare che si sentono. Non mi nascondo, magari in passato qualche volta in inverno le ho indossate, non queste qui ma delle altre precedenti che avevo, sotto i jeans, le tenevo alle caviglie, e vi posso assicurare che a fine giornata si sente la differenza quando ve le togliete. E queste sono un po' più comode perché sono più strette, quelle altre che avevo erano più larghe e quindi erano più voluminose. Quindi anche di questo link in descrizione. Poi ho comprato queste, che in realtà già le ho montate, però arrivano così svitate. Sono una sorta di tubi, tipo ricordano i tubi idraulici, e hanno infatti questi innesti, queste dovrebbero chiamarsi flange, che si uniscono, e quindi potete utilizzarli per tipo attaccare delle mensole, così per esempio, oppure al contrario potete decidere di farlo così. E ci potete mettere delle mensole, visto che casa mia è, diciamo, in stile industriale, mi piacevano per attaccare tipo delle mensole dietro al PC, ma in realtà ne vorrei mettere anche un paio qui per mettere un tubo viola che si illumina, che comprai diversi anni fa da Tiger, che mi piace molto, e volevo portarlo o qui o qui. Adesso ho messo questa nuova luce. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, altrimenti la spostiamo. Comunque questi qua ne ho presi di questa tipologia, e ne ho presi anche un altro paio un po' più sottili, cioè un po' più corti. Di questi ho lasciato il link sul mio canale Telegram, perché erano in offerta. Da 22 euro li ho pagati tipo 12-13 euro. E quindi se vi consiglio di iscrivervi anche a voi al canale, mio canale Telegram, che trovate linkato qui in descrizione, così magari potete usufruire anche voi degli sconti che giornalmente ripropongo. In confezione sono presenti anche le viti a pressione, qua tipo Fisher, e quindi perfetto. Questo ve lo faccio vedere dopo. Quest'altra invece sono dei cavetti estensibili multiuso, ovvero abbiamo la presa USB classica, ok, retraibile, con ben quattro tipologie di cavetti. Abbiamo il micro USB, il Lightning, un altro Lightning, sono gli stessi? Sì, abbiamo due cavetti Lightning e poi abbiamo un cavetto USB tipo C. Quindi ci portiamo in con noi un semplice cavetto che si estende tipo fino a un metro circa, e possiamo utilizzare un unico cavetto per ricaricare tutti i nostri dispositivi, anche se di brand differenti o di tipologia differente. Ovviamente la ricarica vi consiglio sempre di farla singolarmente, ovvero il cavetto è uno
e vi conviene utilizzarlo per caricare un dispositivo per volta. Cioè non è che attaccate tipo l'iPhone da una parte e che ne so, le cuffie ricaricabili dall'altra, perché gli amperaggi sono differenti, quindi vi conviene utilizzare sì lo stesso cavo ma in momenti diversi, quindi non caricate due dispositivi diversi contemporaneamente con un solo cavo. Quindi in confezione ce ne sono due e l'offerta era ottima, quindi l'ho presa, te la lascio linkata anche questa in descrizione. Poi ho trovato questa, che probabilmente non è un mio acquisto ma un acquisto di mia madre, che non capisco perché ha comprato con il mio account, quindi addebitando da me. E quindi a tal proposito, se anche voi non avete un account Amazon Prime, vi lascio in descrizione la possibilità di iscrivervi gratuitamente per 30 giorni e provare il servizio, così potete vedere anche i film, ascoltare la musica, gli audiolibri, tutto ciò che volete gratis, ok mamma? Quindi iscriviti tu, fatelo un account tuo, eh? Quindi se volete anche voi una piastra, questa è la Revlon Perfect Heat, arriva a 200 gradi centigradi, è in ceramica, leggo perché non la conosco minimamente. È una piastra professionale per capelli lisci brillanti, che permette anche di creare riccioli e onde. Quindi la ceramica cotta offre un riscaldamento rapido e uniforme che conferisce massima brillantezza e definizione. Arriva fino a 200 gradi centigradi per i capelli dritti o lisci e morbidi. C'ha le piastre flottanti per una massima scorrevolezza, pietre smussate per creare riccioli e onde con facilità, cavo girevole. E in confezione, se non vedo male, ci sono anche tre becchi di cicogna. Questi magari me li frego io. Comunque, se vi interessa, anche di questa vi lascio il link in descrizione. Questo invece è un acquisto mio, sempre per restare nel tema dei capelli, ed è una cera per capelli, perché quella che avevo io, quella che ho io attualmente, fa abbastanza schifo, cioè la utilizzo, la metto, dura 5 minuti, dopodiché ecco, si lascia i capelli unti ed è come se non ce l'avessi in testa e i capelli continuano a prendere la strada che preferiscono, quindi magari la proviamo anche e vediamo come va. È molto carina, soprattutto la confezione, si chiama Silk Gorilla Clay Pomade, ok? Andiamo subito a vedere come si presenta, che è molto solida. Questa secondo me non è male. Quella che invece utilizzavo in precedenza era questa qua, che invece fa veramente schifo. Vabbè, questa potete vedere che è un attimino più tipo, sembra una pomata, che tra l'altro poi lasciava anche delle tracce bianche in testa, e anche quindi anche no. Andiamo a vedere, quindi ne prendiamo un po', ok, molto rigida, beh ragazzi direi che mantiene. Insomma, abbastanza, però comunque non mi sembra male, sicuramente meglio di quell'altra. Poi considerate che avevo i capelli un po' sporchi, non so se si mantengono in alto così, sì, eventualmente si manterrebbero anche in alto, quindi può essere utilizzato anche in alternativa, come potrebbe essere utilizzato anche come alternativa al gel. Sì, prima impressione positiva, quindi promosso. Se vi interessa, link in descrizione. Dulcis in fundo abbiamo questo qua, non ho saputo resistere, è un simpatico, una simpatica riproduzione in realtà di un Game Boy, ma non è un Game Boy, è una console, chiamiamola così, portatile, con all'interno
più di 100 giochi, più di 160, ricorda molto il Game Boy come estetica. All'interno ha già una batteria che sembra quelle dei vecchi Nokia, e quindi si ricarica con cavetto tipo micro USB, però non si chiama così, non ricordo come si chiama e adesso non lo trovo neanche. Vediamo se si accende. Si accende già, ve lo faccio vedere. Si accende così, tac. Inglese, cinese. Siamo ovviamente in inglese. Ok, questi sono i vari giochi, sono 168 in uno. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere tra i vari giochi presenti, ce ne sono davvero tantissimi. Dai, prendiamo uno a caso, facciamo uno carino. Tetris, Street Fighter, ok, proviamo. Empire. Wow, che figata! Prendiamo Guile. Ecco, subito una faccia. Sta distruggendo. Col drago, fantastico. Vabbè, questo insomma, spegniamolo. E poi c'è la possibilità di collegare questo cavetto quindi all'ingresso video e audio. Ovviamente l'audio sarà a mono, come potete vedere, e quindi collegarlo qui e la possibilità di collegarlo quindi anche alla TV. L'ingresso che vi dicevo è questo tipo qui, questo micro USB, però è quello lì un attimino più largo, che adesso non ricordo come si chiama. Comunque è tutto contenuto in confezione, anche di questo vi lascio il link in descrizione. Molto carino, si chiama Retro FC Plus Console, aggiungerei. Quindi ragazzi, per questo unboxing è tutto, io vi ringrazio per averlo visto, vi ringrazio per essere in tanti a seguirmi, se non mi seguite ancora iscrivetevi al canale YouTube, poi giù vi lascio tutti gli altri link, TikTok, Instagram, Facebook, dove pubblico giornalmente delle offerte e degli sconti per poter acquistare vari oggetti. Quindi grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!